Lambredetto Albania Mare. Qua sono venuto sotto, qui dove c'è la spiaggia di Xamir. Ecco, abbiamo appena passato la spiaggia di Xamir, quella che vi ho messo in fotografia. Comunque col pullman ci potete scendere e ci scendete giù a piedi. Poi qua è tutto pieno di spiagge, spiaggette stupende. Oh, sapete cosa? Faccio proprio fatica qua ad abituarmi, c'è. Qui sono in centro al paesello di Xamir, dove ci sono le belle spiagge. Qui sono venuto su adesso per prendere il pullman che va a Sarande, che è qui vicino, un quarto d'ora. Guardate che posti qui, ragazzi, in Albania, guardate. Guardate che mare. Pazzesco. Siamo a Sarande, ok? È il centro, praticamente là c'è tutta la zona di ristoranti, il lungomare e tutta la zona di spiagge, quelle più belline, sono esattamente dalla parte opposta di dove sto facendo il video. Di stare a Sarande, come ho fatto io, qui praticamente parte tutti i giorni, ogni ora parte il pullman qui per Butrinto. Qui è la strada che va verso Valona, guarda che posti, guarda che roba, meraviglioso. C'è inquinamento, cioè prova a guardare questo fiumiciattolo qui, stiamo andando verso Giro Castro, cioè color smeraldo. Oggi c'è un po' nuvolo, l'altro giorno sono passato che c'era il sole, era uno spettacolo. Oh, cioè tu vedi il fondale, meraviglioso. Poi vi faccio vedere lì, su tutte villette in costruzione, eccetera, eccetera. Spettacolo. Stiamo passando sotto il fiume, il fiumiciattolo qui, guarda, spettacolo. Oggi pomeriggio mi trovo dove c'è l'occhio blu, a una ventina di chilometri da Saranda, praticamente una sorgente di acqua viva che nasce da sottoterra, precisamente da questo punto. Qui sono all'interno del castello di Butrinto, ok? Qui in cima ci sono le rondini con i loro leader, ce ne sono un paio di appoggiate, e da qui potete vedere il lago di Butrinto qui da parte e tutto il mare qui che rientra qui, guardate, colore smeraldo, fantastico. Qua c'è tutto il giardino a fiori. Arrivate qui al mare con il traghetto da Corfù, potete fare anche il giro contrario, cioè andare a visitare Tirana, prendete il pullman qui, proprio, ok, qui in centro, oppure se non volete proprio andare fino a Tirana potete andare a Giro Castro e Butrinto. Giro Castro è all'interno, Giro Castro è un paese che è patrimonio dell'umanità, con 300 lek, 2 euro ci andate, ok? E la spiaggia invece che vi ho messo in copertina, di Xamir, che sta più a sud, vicino alla Grecia, anche qui potete prendere o i pulmini, oppure anche il taxi, che comunque anche qui i taxi non costano tanto. Albania più o meno comunque all'interno, fai 200 km, adesso sono fra Giro Castro e Fier, farai 200 km di strade perfette, nuove, eccetera, eccetera, villette, tutto, però l'informazione italiana cosa fa? Ti fa vedere, vedi, mille villette lì, tutto così, però l'informazione italiana cosa fa? Là, tutte casette, ti fa vedere le 20 baracchine lì dei gipsi, del rom. Però l'Albania è quella, giusto? Quella è l'Albania.